Vai tanto io, puoi andare, tanto... Natale ti viene un tantiere, sì, guardi, il cereale, andiamo con il crotone. Si dice che squadra che vince non si cambia, al di là dell'infortunio, ci dispiace molto, invocato un po' prima da parte della categoria, tranne Madrigali, lo spostamento di Bondetti non dovrebbero esserci altre novità, quello che sono riuscito a capire se è... No, beh... Se dipende, perché sinceramente la partita l'abbiamo rimontata con dei giocatori che erano cambiati, dunque non so se è la squadra dell'inizio o quella della fine che non si cambia. No, è una battuta, Franco. No, no, non penso che sia, abbia una grandissima importanza chi gioca subito, chi gioca dopo. Il calcio moderno ci insegna tutte le settimane che sono 97-98 minuti. 45-50 sì, beh, sì, mi sembra 55 e 60, però al di là di questo quello che conta sono le cose che si fanno in quei secondi più che minuti, e dunque ho sempre pensato che un calciatore, soprattutto nelle nostre categorie ma anche nelle altre, ci sono pochissimi calciatori che giocano, che possono fare la differenza, e come sempre succede fanno la differenza solo se hanno la squadra. Io porto spessissimo l'esempio di Messi con il Barcellona e di Messi con l'Argentina, a dimostrazione del fatto che quello che ho detto è confortato da queste cose, che non lo dico io ma lo dicono un po' tutti. Dunque secondo me non conta molto se va in campo Roselli o Segreto, ma conta come ci vanno tutti insieme. Diciotto, come contati? Se giocano 14, ne abbiamo 4 che purtroppo non possono entrare. Ragazzi, c'è Bilotta. So come lo fa. Ha qualche chance in più di giocare? È un ragazzo giovane che sta lavorando molto bene con gli altri, sta crescendo. Può giocare in più ruoli, un jolly. Ma in questo momento sicuramente ci sono però giocatori già più pronti di lui, sinceramente. Mister, fuori il presidente Guarascio ha detto che sia lei che state valutando la possibilità eventualmente di prendere un terzino per sostituire Pirla. Secondo lei questo terzino serve nella rosa oppure fino a dicembre si può continuare con quelli che abbiamo? No, beh, intanto sincero io non sto valutando calciatori, come non li valuto quasi mai neanche l'estate, immaginate l'inverno. Dunque io non valuto nessuno, per me questi sono i calciatori e devo trovare il modo migliore per trovare soluzioni in modo da farli rendere al meglio, fare i risultati. Del resto sinceramente non è un problema mio, credo che sia un problema societario e del direttore, che lavoreranno sicuramente come sempre per mettermi nelle condizioni migliori per fare bene. No, non stride, anzi penso che io sono molto contento dei rientri. Purtroppo Statella, oltre a essere squalificato, si è fatto un po' male alla caviglia, vediamo quanto tempo ha di recupero, ma io vorrei avere sempre giocatori da scegliere, da far girare, da poter gestire, piuttosto che non averne. Dunque sono molto contento che stanno entrando in condizioni i giocatori davanti, che sono partiti in ritardo, come Filippini, come Baclé, e come Cavallaro, che ha avuto un infortunio. Un po' meno contento perché sinceramente in alcune zone del campo dietro, per esempio, abbiamo poche scelte, invece a me piacerebbe scegliere. Molto più difficile sbagliare se scegli, quando invece sei costretto è più facile sbagliare. Sì, è una squadra che probabilmente ha meno punti di quelli che meritava sul campo e che merita come squadra. Squadra buona, tosta, sicuramente arriverà fra le prime 10.
costruita con intelligenza, giocatori importanti da tutte le zone del campo, esperti, avevano già due giocatori importanti come Aia e Allegrini dietro, Tartaglia, il terzino sinistro che... e hanno preso Rada che volevamo anche noi, dunque una squadra piccina in mezzo al campo, ma cioè hanno una squadra veramente Onesco Mancino, cioè hanno Fal Cianci, cioè veramente è una squadra di medio alto livello che ha fatto qualche partita all'inizio un po' sfortunata, però è sicuramente una squadra molto competitiva e in casa loro vorranno cominciare a fare punti, dunque ci aspetta una battaglia come tutte le altre. E noi speriamo di essere all'altezza. Questo Merone, volevo chiedere due notizie su Merone che non ho mai visto. Neanch'io. No, neanch'io nel senso che... Il difensore centrale, però... No, il discorso quando io dico che non so giudicare i calciatori finché non li vedo, vuol dire non li vedo giocare nelle partite, no? Dunque Meroni sta crescendo, tutti i ragazzi che vengono dalle primavere, soprattutto in certi ruoli dedicati, come quello del difensore centrale, hanno bisogno di 3-4 mesi di ambientamento, perché in primavera le partite spesso finiscono tanto a tanto, cioè 4-4, 4-3, 5-2, nella nostra categoria se prendi due gol è sempre perso. E dunque credo che ci voglia quei 3-4 mesi di ambientamento, lo sto facendo con grande raziocinio, un ragazzo fantastico, cerca di imparare tutti i giorni un po' da me, ma soprattutto dai suoi compagni più esperti. Io sono convinto che ora arriva la Coppa, ora si vedrà anche Meroni e sicuramente sarà competitivo poi per tutta la durata dell'anno. Diciamo da quando giocherà, perché purtroppo gli allenamenti sono molto importanti per chi gioca sempre, per chi non gioca la valutazione è sempre rimandata. Questo proprio non ne ho proprio idea. Sì, la prima diagnosi ha escluso fratture. È stata fatta per ora non ci sono fratture, dunque è un pochino più complicata probabilmente, mi dicevano, di quella di Mungo, ma noi abbiamo staff onestamente medico e dal punto di vista fisioterapistico molto, molto valido, e mi auguro che insomma, se non c'è a Castellammare, che ci sia quella dopo. Neanche due sconfitte consecutive. E neanche due sconfitte. A Cosenza su 9 partite ha fatto 6 pareggi e 3 sconfitte. Cioè, quest'anno. Beh, insomma, se li battiamo tutti, allora ci rimane un record da battere. Saremmo molto contenti che questo succedesse, ma ripeto, il risultato è dato da qualcosa sopra noi, dunque non è quello che penso io. Io non penso mai di vincere o di non vincere, quello che penso io è quello che la squadra faccia le cose nel miglior modo possibile, cresca, perché solo così possiamo raggiungere obiettivi importanti. Sono sincero, sto guardando la graduatoria, ma guardo sempre dal basso. Guardo le ultime 5, poi guardo chi c'è un po' sopra e poi guardo chi è la decima. Per ora quello che sto guardando è questo, ormai guardo davanti perché onestamente non mi sembra, dopo 9 partite, e come ho sempre detto, c'è stato anche un calendario per alcune squadre particolari, compreso noi, che abbiamo avuto uno scontro con le prime 7-8 del valore, io parlo solo a Matera, mi sembra, no? Vorrei sbagliarmi. Il Foggia per esempio ha fatto due trasferte, Matera e Juve Stabia, ha fatto un punto. Il Lecce non ha incontrato nessuna delle migliori. E cioè il campionato, come tutti i campionati, poi nel calcio ci sta che vinci con la prima e perdi con l'ultima, però la somma delle partite, il calendario conta, e dunque è inutile guardare secondo me le prime 5-6 posizioni in questo momento. Fine novembre.
quando ci sono stati quasi tutti gli scontri importanti, secondo me si può capire di più, anche da un punto di vista psicologico, secondo me, le squadre, perché sai, un conto è giocare con una squadra che nessuna squadra è debole, però qualche squadra è debole psicologicamente, nel senso che prende gol e non reagisce, si scopre, invece le grandi di solito questo non succede, no? E dunque quando hai incontrato le grandi vuol dire che hai dimostrato, dipende come le hai passate, se no puoi avere dei problemi e non averli, e qui si vede, secondo me, la forza morale di una squadra e quella che potrà fare durante l'anno. No, non temo niente. Io, come dico sempre, dopo le sconfitte si ha sempre una reazione. Le squadre forti, come per esempio la Juve, soprattutto in Italia, si vede perché vince e continua a vincere. Le squadre un po' meno forti della Juve vincono, poi non vincono più, perché non hanno quel tipo di DNA, di mentalità. È normale che noi adesso stiamo venendo da partite con successi, e dunque è normale che diventa più complicato continuare, però insomma anche questo è un passo che questa squadra deve fare per cercare di rimanere in alto. Mister, il presidente è parecchio, ha detto che sono troppe le squadre professionistiche, 60 clienti della Pro, secondo te sono davvero troppi o sono in non ho mai pensato 102 totali. Non ho mai pensato che siano troppe 102 o poche 70. Io ho sempre pensato che il calcio lo debba fare chi se lo può permettere. Non ci devono più essere penalizzazioni e professionisti che non prendono stipendi. Questa è quell'unica cosa che chiedo io. Chi può fare, gioca. Chi non può fare, non gioca. Grazie.